capo squadra, siete licenziati. È questo che ha preso il mio posto. E non gli serve nemmeno il permesso di soggiorno. Un lavoro l'avrei già trovato. E una notizia bellissima. Che lavoro è? Al pastificio nuovo, da Tammaro. Nel vecchio stabilimento io ho fatto mettere delle statue d'arte. Mi serve un guardiano, giorno e notte. Anzi, ma che fate la guardia? Sai che non lo so. Ma che so ste porcherie? Forse arte? No, è sale da cucina. Ma tu lo sai quanto vale quell'uomo? 45.000 euro. Quant'è? Perché non le facciamo davvero sì di ste uova e ce le vendiamo per buone? C'ha ragione. Chi ci vuole fare uno scarpone con dentro una mezza bottiglia di whisky? Sono creativo. Ci mettiamo a vendere le opere d'arte false? No, noi vendiamo i veri. E quanto vengono? E quattro? Quattro lune. 3,50 euro. Non erano quattro? Te l'avete preso? E a chi la vendi questa roba? Vi posso dare 5.000. Che? Viva il maestro che ci pare! Les artistes italiens! E questa è solo la prima galleria, ma Roma è enorme, pullula di gallerie. E mica solo Roma, Parigi, Milano, Madrid, Foggia! Alla Sinara! O carcere. Quelli stanno vendendo i nostri falsi. Ma quelli non si fanno fregare dai falsari veri. Ma figura da quattro beccamorti come voi. Con chi hai parlato tu? Chi sei? Ma andatevene a casa, dai. Carica quella pistola. Da morire. E quindi è un artista? Che materia usa? Ti vergognare. Diversi. Pane, uova, formaggio, pellici di mare. Sì, quando c'è la stagione. Beh, adesso infatti è fermo nel processo creativo perché c'è il fermo biologico.